Nel Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore, nella sua sala maggiore, chiamata Sala del Paradiso, di fronte alle sculture della replica della facciata medioevale di Arnolfo di Cambio, si possono ammirare un gruppo di opere uniche al mondo, le tre porte monumentali in bronzo dorato del Battistero di Firenze. Restaurate tra il 1990 e il 2019, sono stati sostituiti in loco da repliche, mentre gli originali sono stati portati qui al museo ed esposti al pubblico entro delle teche di ultimissima generazione. A sinistra si ammira la porta detta Porta Sud, raffigurante le storie di San Giovanni Battista, ed essa fu realizzata tra il 1330 e il 1336 da Andrea Pisano. Dalla parte opposta, a destra, è la cosiddetta Porta Nord, capolavoro di Lorenzo Ghiberti, raffigurante le storie di Cristo, evangelisti e dottori della Chiesa, in 28 formelle entro cornici a quadrilobo, come nella porta di Andrea Pisano. Ghiberti impiegò 21 anni nel completarla, dal 1403 al 1424, e il concorso bandito per la sua realizzazione nel 1401 segna per noi moderni l'inizio del Rinascimento in arte. Al centro troneggia la porta Est, ribattezzata da Michelangelo Buonarroti col nome con cui ora tutti la conoscono, Porta del Paradiso. Il nome non ha a che fare solo col suo splendore aureo e la sua bellezza, ma è il nome dell'area dove si affacciava, cioè quella compresa tra la cattedrale e il battistero. La porta è alta 5 metri d'altezza per 3 di larghezza per svariate tonnellate di peso ed è interamente in bronzo dorato. Essa fu eseguita da Lorenzo Ghiberti, con la collaborazione della sua fiorente bottega, tra il 1425 e il 1452. Vi sono raffigurate in 10 formelle di forma quadrata 41 scene dell'Antico Testamento, dalla creazione alle storie di Salomone, cioè dal libro della Genesi fino al primo libro dei Re. Le storie della porta si leggono da sinistra verso destra, passando su entrambe le ante e dall'alto verso il basso, ma in ciascuna formella ci sono raffigurati in un unico spazio diversi episodi dello stesso racconto biblico e distribuiti in un ordine che non è cronologico. La prima scena vede, da sinistra verso destra, la creazione di Adamo, il peccato originale, poi la meravigliosa creazione di Eva al centro e a sinistra si vede l'angelo di Dio che caccia i progenitori dal paradiso terrestre. Nella formella successiva, il primo uomo e la prima donna sono seduti ai piedi di una capanna. Adamo è un anziano ed è stanco, Eva lavora al fuso e con loro sono i due figlioletti, Caino e Abele. E accanto, Caino, ora divenuto adulto, ara la terra, mentre Abele conduce i pascoli. Al centro, la scena del fratello che uccide il fratello e quindi l'ira di Dio che condanna Caino all'esilio. Nella formella che segue c'è la storia di Noè. Sul fondo, dalla base di un'arca piramidale, stanno uscendo gli animali a ripopolare il creato purificato. A destra, con la sua famiglia, Noè sta offrendo sacrifici a Dio su un altare. E sul primo piano, ancora Noè viene trovato dai suoi figli nudo, per ubriachezza, nella vigna che ha piantato. Seguono quindi le storie di Abramo. A sinistra, il patriarca si inchina ai piedi degli angeli che sono venuti a visitarlo presso la sua tenda e da questa si scorge la moglie Sara che origlia. A destra, Abramo è ora salito sulla cima del monte per offrire il figlio Isacco in sacrificio. In basso della montagna ci sono le bellissime figure dei servi che si ristorano a un fonte. Si scende quindi alla formella con le storie dei figli di Isacco, Giacobbe ed Esaù. Esse si svolgono scandite in ben 7 episodi, che sono immaginati svolgersi entro un elegante edificio rinascimentale a loggia, definito dalla prospettiva lineare di Brunelleschi. Le storie vanno dall'annuncio dell'angelo alla madre Rebecca, fino all'inganno di Giacobbe e di Rebecca stessa al padre Isacco, ormai cieco. Altrettanto raffinato è il loggiato circolare inventato da Ghiberti per ambientarvi, nella formella che segue, le storie di Giuseppe Ebreo, da quando, tradito dai fratelli, viene prelevato da un pozzo dagli Ismaeliti, in alto, tra le cime montuose del fondo, alla sua ascesa alla corte del faraone, fino all'incontro con la famiglia,
venuta con altri in Egitto a portare grano sul primo piano e quindi al perdono con il bacio a Beniamino. È Mosè, poi, il patriarca biblico protagonista della storia che segue. A sinistra si vedono i flutti del Mar Rosso, a destra il popolo ebraico, in viaggio nel deserto, è atterrito e spaventato dai suoni che provengono dalla cima del Sinai, la montagna alle loro spalle, dove Mosè, che è la loro guida, sta ricevendo da Dio le tavole della legge. Il peregrinare del popolo eletto verso la Terra Santa si compie nella formella che segue. Giosuè ordina al popolo di attraversare il Giordano con l'Arca dell'Alleanza, ordina al popolo di portare le pietre sacre e ancora sul fondo, in alto, ordina agli israeliti di girare con l'arca al suono di trombe intorno alla città di Gerico per farne rovinare le mura. La penultima formella racconta quindi le storie di Davide in quattro scene distinte. A sinistra c'è Saul, in armatura, dritto su un cocchio, che conduce l'esercito di Israele contro quello dei Filistei e i due eserciti si danno battaglia al centro. In basso, il giovane David, abbattuto il gigante Golia, ne recide la testa con la grande spada che ha sottratto all'empio mostro. Sul fondo è Gerusalemme, un po' Firenze, un po' una Roma antica e immaginifica. Da lì esce una processione di giovani festanti che celebrano l'impresa del loro futuro re. L'ultima storia è ambientata sul sagrato di un tempio di Gerusalemme che ha l'aspetto della cattedrale di Santa Maria del Fiore. Re Salomone, che fu il re che volle edificare il primo tempio, si incontra presso un altare, stringendole la mano come in un gesto sponsale, con la regina di Saba, venuta a conoscere e rendere omaggio a questo regnante dalla grande sapienza e ricchezza. Sulla sinistra si vede un baldacchino che raffigura forse il cocchio della regina, con i suoi servitori intorno in abiti orientaleggianti, e tutto intorno c'è una folla di astanti che fanno festa. Oltre alle storie, la porta si orna nelle cornici, che inquadrano le formelle, di una serie di figure di profeti ed eroi biblici posti entro delle nicchie. Si riconoscono Sansone, simile a un Ercole antico, che sta appoggiato a una colonna con la mascella dell'asino in mano. Si riconosce Giuditta, con la testa recisa di Oloferne. Si riconosce Aronne in abiti sacerdotali e ancora Miriam che fa festa suonando il tamburello. In alto e in basso, quasi a sigillo di tutto l'Antico Testamento, stanno reclinati entro delle nicchie orizzontali, in alto Adamo ed Eva, i primi del genere umano. In basso Noè e la moglie che sono stati gli iniziatori della nuova umanità dopo il diluvio. E agli angoli poi, tra mazzetti floreali e girali, da dei clipei fanno poi capolino un certo numero di teste di carattere, di varietà, sesso ed esprimenti diversi stati d'animo. Sono forse profeti non meglio identificati, forse sono una rappresentazione di quelle centinaia di figure che popolano le pagine della Bibbia. Tra loro hanno posto il proprio ritratto anche Lorenzo Ghiberti e il suo figlio Vittorio, come a celebrarsi quali autori di un'opera così grande e perfetta. Hanno lo sguardo attento, vibrante di ingegno e di intelligenza, l'espressione sicura e orgogliosa. L'iscrizione nel listello superiore suggella il loro merito artistico. Laurenzi Cionis de Ghibertis, mira arte fabricatum. Ma la decorazione della porta prosegue anche nelle cornici bronzee degli stipiti, che si possono ammirare ancora nella loro collocazione originale. Una meravigliosa composizione che vede rappresentato in basso e in alto rilievo un insieme variegato e abbondante di piante ricche di fiori e frutti e abitate da uccelli di diverse specie. Questa decorazione riecheggia gli addobbi con cui si usava a ornare le architetture in occasione di feste importanti. È la vita che rinasce intorno a loro ad annunciare il paradiso.